Allora gli esperti, per concludere, non sono partecipanti. Gli esperti sono una grande risorsa, ma teniamoli nel loro ruolo. Oh, più difficile quando l'amministrazione, abbiamo già detto, gli interessi, i gruppi di interesse, questo è quello, adesso qui c'è un problemino semantico. Per me gli stakeholders sono i gruppi organizzati di interesse, economici tipicamente, ma anche in altri ambiti. La Confindustria, o la CGL, o Confartigianato, quello che vuole, sono stakeholder, sono grandi organizzazioni, importantissime, che però hanno un problemino, hanno i loro interessi da tutelare. Questo ha portato al nostro sistema politico a connotarsi in quella visione che nella scienza politica si chiama, si chiama pluralismo. Io devo andarci sopra, non ero più abituato. L'idea pluralista che mi dà dai politologi americani con Robert Downey anni 60, dicendo la democrazia americana, ricordate c'era la guerra fredda con la Russia, dovevamo offrire un costrutto teorico che dice quelli sono autoritari, tiranici, noi siamo liberi pluralistici. E in realtà lo pluralismo suona bene, pluralità è tanti. Sì. Peccato che quei tanti siano gruppi di interesse organizzati, la lobby del tabacco negli Stati Uniti, la lobby delle armi, la lobby delle farmacia, quella anche in Italia, insomma, a me. Io pensavo agli Stati Uniti in questo momento, sapete che la lobby delle armi in America è terribile, cioè vince le elezioni con quelli contro. Idrocarburi, petrolio. Oh, giusto, hai ragione, dimenticavo un detenuto. Va bene, allora, va bene, ma a livello locale non c'è l'Exxon o la, non so, la perché tale armi, c'è la bocciofila, beh, poverino, va bene, bravi giovinotti, anche i pensionati che fanno una cosa sociale, no, come si dice. Noi ne abbiamo avuti dei processi anche in Toscana, dove il gruppo sportivo, quando facevano un processo di VP, non so l'esperienza di Tamara, se vi è capitato, quelli si organizzano bene e cercano di portare la decisione sul nuovo campo sportivo, che giustamente non è mica una cosa cattiva, serve, ma forse non è la priorità di tutta la comunità, forse tutta la comunità ha bisogno di un'altra cosa. Questa roba a Cascina è successa, hanno dovuto prendere misure di mitigazione perché sennò prevalevano e non era molto carino. Allora, anche questi gruppi, del resto voi avete detto, scusami, vai avanti con la slide, una cosa perfettamente centrata a questo proposito, ancora i corpi intermedi, perfetto, questo è a mio chiarissimo. Nella subcultura rossa, Emilia e Toscana, no, parte, per carità, la... Il sistema politico locale e regionale è molto abituato a interfacciarsi con l'associazionismo. Io voglio dire, credo che questo sia fondamentale, gli studi di Robert Patton sul capitale sociale misurano il tasso di associazionismo, è un fattore positivo. Ma mi domando, se questi sono quelli che partecipano, cioè influenzano le decisioni, non stiamo tornando a un assetto di tipo medievale dove c'erano appunto le corporazioni che avevano la gestione del potere politico nei comuni medievali italiani? Poi abbiamo avuto il neocorporativismo, versione aggiornata, abbiamo avuto il corporatismo fascista, ricordatevi bene, in cui operai e padroni nello stesso settore, nello stesso organizzazione, in base all'assunto che avessero comunanti interessi. Ah, non una società molto democratica, brava. Allora, questi soggetti aggregati sono loro i partecipanti? Punto interrogativo, chi abbia tutte le risposte, ho delle stimolazioni da offrire. Bene, andiamo alla terza, che ormai sono 5 e mezza. Dialogo. Qualcuno dice, ma cosa intendi? Chi era te? Ma cosa intendi per dialogo? Voi cosa? Questo risponde alla domanda. Dico, tu cosa intendi per dialogo? Per vero, Vero dialogo, vero, ok, vero. Voi cosa intendete per vero dialogo? Che sia anche efficace, nel senso che si parla di non solo del cosa, ma anche del come, che si arriva a uno stack. Altre idee? Che venga preso in considerazione da chi ascolta quello che si dice. Si arriva
è un qualcosa di quel comune, condiviso alla fine. Quello può essere l'esito a cui si tende, ma il dialogo precede. È proprio perché vogliamo arrivare alla condivisione che cerchiamo il dialogo. Si era arrivato infatti al risultato. Scusa? Si era arrivato a un risultato, al tavolo dove ho partecipato io, che per il dialogo bisognava tornare indietro per imparare ad ascoltare. Perché se le persone che partecipano tornare indietro. Perché secondo me si è perso l'uso e il costume dell'ascolto. Ah, scusa, adesso. Quindi in due avete parlato di ascolto. Ora Marinella Sclavi, per esempio, parla di ascolto attivo. Cioè ascoltare, ascoltiamo tutti. Se io urlo, l'onda sonora è arrivata a voi. Avete certamente sentito se uno non ha un problema di. Ma l'ascolto attivo significa che non è l'organo interessato, non è il padiglione auricolare, è il computer di bordo, cioè significa disponibilità alla diversità, ad accettare che ci sono idee diverse attorno a me e che io non do subito un giudizio dicendo ma tu spari la cazzata, adesso ti spiego io com'è la storia, che l'operazione confessiamocelo dentro di noi, io lo faccio sempre e poi mi controllo. Poi pian piano con l'abitudine impara a migliorare il mio ego. Ce l'abbiamo, siamo onesti, se non lo riconosciamo non possiamo andare avanti. Se partiamo dal fatto che ognuno di noi è convinto di essere quello che ha la verità, e dice ma forse un pezzo di verità sta in te, e un altro pezzo sta in te, e un altro pezzo sta in te. Intanto ti ascolto, che non vuol dire che adotto la tua tesi, Non è buonismo. Fratello mio, ti qualsiasi cosa dica io sono con te. No, io mantengo, rivendico il diritto alle mie idee, giusto? Ma il fatto che tu hai idee diverse non mi sminuisce. Non è una minaccia. Siamo in un contesto protetto qui. Siamo un po' fuori dal mondo per un attimo. Ci siamo distaccati da quelle dinamiche che frequentiamo quotidianamente e cerchiamo davvero di capire perché tu e io non siamo d'accordo. Capito che sono d'accordo? Beh, che il male c'è, se capisco però le ragioni profonde, scavo un po', forse scopro che la nostra diversità non è così radicale. Tu sei di destra, sei preoccupata dello spaccio, eccetera, del degrado in autostrada e che la sera rientrando. Beh, mi sembra una preoccupazione legittima che tu, donna sola, rientrando la sera, abbia paura di lo schifiguri. La tua risposta è in galera. La mia risposta è cerchiamo di capire le cause sociali di affrontare perché c'è una normativa che proibisce certe cose, lo so, faccio ipotesi. Ma abbiamo una preoccupazione comune, è legittima quello che tu temi, scusa se sto tra in ballo, faccio qualcun altro, solo perché eri davanti. Possiamo scavare, questo richiede tempo, ma richiede anche disponibilità, ascoltativo, come avete detto, più di lui. Benissimo. Quindi, dialogo è questo. Vediamo come. Confronto tra le varie compagini cittadine. Quindi compagini sono gruppi organizzati, associazioni, comitati, quelle robe lì. Compagini. Chi l'ha scritto, scusate? Cioè, Tommaso l'ha trascritto, lui porta, pastore non porta pena. L'abbiamo scritto noi. Compagini, Stefano, sì. Compagini, come dire, che sono una ma a proposito di questa questione io dico circa i corpi intermedi mutuando un po' la nostra esperienza di Rottamare che cito alludendo ad essa ciò che emerge è che in realtà ad esempio nel confronto che si stabilisce costantemente con la città non si stabilisce un'interlocuzione che è quasi una concertazione con i comitati di quartiere nel momento più rappresentativo di questo percorso è il percorso che ci ha caratterizzato 20 anni in questa parte è il confronto assembleare che avviene con tutti i cittadini e con tutte le compagini cittadini che sono rappresentative di ciascuna delle aree della città, a questo chiaramente alludevo. Ad esempio prima c'era il tema della coprogettazione, no? Degli interventi di trasformazione e qualificazione urbana. Questo è stato un po' lo step evolutivo che ha caratterizzato Rottamare nell'ultimo quinquennio. Alcune aree di Rottamare che erano suscettibili di interventi in un'area di costa che in realtà esibisce una vocazione identitaria al turismo, il luogo più rappresentativo della città è chiaramente il lungomare. Da un intero segmento di lungomare, che è il tratto più centrale della città, è stato riprogettato stabilendo con i cittadini
la superficie destinata al prato verde per costituirsi come un bel vedere rivolto al mare, cioè tutti questi elementi che chiaramente quasi hanno assunto, dal mio punto di vista, sono anche detto, quasi carattere compositivo di compositivo. Adesso capisco molte cose. È la stigmate. Ciao figlio. Allora, compagini gli diamo un significato più aperto, non solo associazioni, ma anche. No, va bene, però sai, compagini un po'. Va bene, andiamo avanti, altre cose. Tutti i partecipanti devono avere le medesime informazioni, quindi informazioni, conoscenze e poi il com'è lavorando in piccoli gruppi. Piccoli gruppi, eh? Un incontro di presentazione, allora, com'è un incontro di presentazione, un'assemblea, venite, vi raccontiamo. Attività di confronto a livello di quartiere, gruppi eterogenei, anche la parola gruppi è un po' ambigua, però l'eterogeneità, la diversità è interessante. Termini di lavori, vabbè, come si devono concludere, vabbè, una proposta. Vincolante, chi l'ha scritto? Chi l'ha scritto? Cosa si intende per vincolante? Sintetico, per favore. Per vincolante si intende. Vincolante per chi? Vincolante per l'attuazione del progetto. Ma per il decisore? No, per il decisore, per l'attuatore del progetto. Beh, l'attuatore. Deve mettere in pratica. Va bene, va bene. Quel soggetto che deve. Nel senso che non è che ci fate venire e poi dopo si decide in maniera difforme rispetto a quella che è la decisione definitiva. Però questo non è tanto il come loro si parlano, ma riguarda l'esito, l'influenza, l'impatto sulla politica, la scelta, la questione. Ok? Okay? Sì. Anche quest'ultimo, ai risultati corrispondono delle azioni, mi sembra si inserisca su questo filone. Torniamo su, educare all'ascolto, all'accettazione come mediazione di posizioni diverse. Vi prego di notare il termine mediazione. Che cos'è la mediazione? Tu vuoi il blu, io voglio il rosso. Siete mai stati in un souk arabo? Avete mai fatto una contrattazione? No, divertentissimo, che altro che sistemato. Io mi sono, io l'ho fatto con i miei figli, siamo divertiti con dei macchi. Lui parte a 1000, io parto a 10. È il gioco codificato, si sa benissimo. Ma il risultato non è necessariamente a metà, dipende da fattori, la tua abilità, il tempo che hai a disposizione. Sei un turista che deve saltare sul pullman che sta partendo, glieli dai, vai. Lui ha tutto il tempo, lui sta nel suo negozio tutto il santo giorno, quindi per lui non è proprio il tè, parla del Milan, del calcio, delle storie, e ti infarlocca, e lui ha tempo, sei tu che sei scarso il tempo, quindi lui ha un vantaggio tattico nella mediazione. Bene, ma la mediazione, quella è la metafora che secondo me rende molto chiaro cosa, questo tipo di dinamiche, in cui entrambe le parti hanno una posta in gioco e cercano di portare a casa, di massimizzare il proprio vantaggio. Quindi spendo meno, però l'altra incassa di più, la posta sono i soldi lì, è molto semplice, in altre questioni è molto meno quantificabile, per così dire. Ma è una cosa che dice, ci troviamo a metà strada, ma un momento, tu all'inizio avevi detto che questo tappeto vale 1000 e adesso me lo dai a 500, quindi hai rinunciato a una parte di valore, quindi non sei soddisfatto, giusto? Se devo prenderti alla lettera, che non è vero. Quindi la mediazione lascia sempre tutti un po' insoddisfatti, hanno solo una parte di quello che volevano. Non abbiamo tempo di addentrarci nella teoria della mediazione, sono delle cose carine qua, però quello che stiamo parlando qui non è uno scambio di poste. Tu mi dai questo e ti do questo, tu dare me soldi, io dare te tappeto. Non è questa la faccenda che trattiamo nella rega pubblica, nella sfera pubblica. Non scambiamo poste. Facciamo un'altra cosa, eh? Quindi mediazione è una cosa che a me non trovo molto d'accordo, devo dire sinceramente. Però scusi, alla fine se sono proposte posti, una soluzione proposta. Hai ragione Fabio, ci sono proposte molto diverse, vediamo se c'è un modo diverso dal negoziato.
negoziato lo fanno le imprese con i datori di lavoro, con i ordinati lavoratori, lo fanno due aziende che vogliono fare un accordo commerciale, lo fanno due paesi che non vogliono evitare di farsi la guerra e quindi si mettono d'accordo sull'Ucraina, magari, sulla Cina, magari. E cercano di soddisfare i loro interessi principali combinando un pacchetto, confezionando un pacchetto. Ripeto, c'è tutta una roba sulla teoria delle negoziazioni qui che non possiamo assolutamente toccare in questo momento. Però vi dirò invece qual è l'approccio nei processi partecipativi. C'è nient'altro, Silvia? Altre risposte? Sì. Uff, guarda roba. Allora, prerequisiti partecipanti al dialogo. Dimensioni di ascolto, l'abbiamo già detto. Valorizzare le differenze, bellissimo. Noi pensiamo sempre che la diversità sia il problema. Tu sei diverso da me, accidenti, ci abbiamo un bel guaio. Che facciamo, ci picchiamo? No, vabbè, siamo persone civili. Però litighiamo. E poi l'esito, se non riusciamo a superare questa barriera, siamo dei guai. Faccio parlare con lui. Lui è più buono. Questa è una soluzione. La diversità è una risorsa, se la si sa, come dire, utilizzare, sfruttare. Se non ci facciamo paralizzare, io ho visto molti politici di fronte al conflitto, per esempio di localizzazione, di infrastruttura, il conflitto, terrore, cazzo, hai paura di perdere consenso, capisco, è giusto, ma se gestisci questo processo è una fantastica opportunità per la comunità, per trovare una soluzione a valore aggiunto, dove tutti stiamo meglio. Potrei portare esempi ma non c'è tempo. Quindi, ed è legata all'ascolto. L'ascolto attivo accetta la diversità come punto di partenza alla ricerca di condivisione, su cui dobbiamo lavorare, non è mica automatico, non è una macchinetta che metti dentro le cose e poi ti salta poi la soluzione. Permeabilità significa ascolto? Sì, permeabilità, sono permeabile alle opinioni altrui. Regole, bellissimo anche questo. Parlarsi significa a volte darsi qualche regoletta. Noi ve le abbiamo date, vi abbiamo dato il format, quattro persone, vi abbiamo dato i tempi, vi abbiamo detto che dovete produrre un certo prodotto. Quando si fanno processi più sofisticati e soprattutto si fa un percorso, non un evento, ci vogliono regole. E per esempio nell'Emilia e Toscana, in queste leggi, questa cosa è venuta fuori. Un buon percorso si dà delle regole. Possibilmente se stesse condivise, se c'è il modo di farlo con i partecipanti. Condividiamo due o tre regole, se sono condivise, non sono imposte dall'altro, ma sono di noi tutti, c'è senso proprio. Vabbè, voi qui avete, però non mi state dicendo come, mi state dicendo i problemi, la difficoltà è il tempo, lo sappiamo. Abbiamo bisogno, questo l'avete già citato, abbiamo bisogno di informazioni. Abbiamo bisogno di un metodo condiviso. In teoria, se potessimo, lo stesso metodo, cioè come scriviamo, progettiamo il percorso, i metodi che usiamo in certi passaggi, possiamo usarne più di uno, andrebbero condivisi con i partecipanti. Bello in pratica, in teoria, molto difficile in pratica, perché però quello che puoi fare, alcune cosette anche con poco tempo le puoi fare. Puoi spiegare il percorso ai partecipanti, puoi spiegare il perché delle scelte che hai fatto come progettista col tuo committente, per esempio il comune, giusto? Io sto facendo proprio un esempio sulla porta tra progettista e committente con delle interviste, fuori cose molto interessanti. C'è un committente che è il punto di riferimento, cioè la comunità, cioè è il comune a attivare questo percorso, però si serve di un professionista che dovrebbe consigliarlo nel disegnare il percorso, ho detto percorso, non l'evento, e dipende di nuovo, come dicevo prima, cosa vuoi ottenere, qual è il tuo obiettivo, che funzione svolge, eccetera, eccetera, come abbiamo detto un po' prima. E per esempio l'idea del mix, è carina, strumenti caldi e freddi, immagino chi è che l'ha scritto, lo spiegare. Tu eri facilitatore, no, allora, vedete, ecco a voi un facilitatore che ha trabordato, è emerso dal gruppo, ma lui li ha foraggiati. Vai, dimmi, strumenti caldi e freddi significa?
significa, vabbè, oltre a una parte relativa a tutto quello che è le piattaforme informatiche, che ti permette, diciamo, una forma di comunicazione, di approfondimento anche singolarmente, c'era comunque la necessità di un confronto fisico tra le persone, i soggetti, per avere da una parte un bagaglio fisico, quindi è caldo? Sì. E il freddo cos'è? Freddo sulla parte informatica. Ah, il caldo, assemblee. Sì. Ah, ok. No, perché guarda che in giro si usano questi termini in un altro senso. Ma comunque va bene. Va bene, adesso non entro sulla questione degli strumenti informatici, perché ci porterebbe in merito una trattazione a parte. Ci sono dei ragazzi di Bologna, disegnano solo un sito, mi hanno contattato recentemente con anche una domanda all'Unione Europea. Questi ragazzi, che su base volontaria, con il loro tempo, hanno creato una piattaforma che si chiama iRaisis. Conoscete? Andate a vedere iRaisis. Fatto da ragazzi, era su Repubblica di un annetto fa, anche ne parlavo. Ce n'è un altro che ha fatto invece, che hanno fatto in Germania, che è usato anche il Parlamento tedesco, si chiama Liquid Democracy. Democrazia liquida. Democrazia liquida. Alla Sigmund Bauman, Liquid Democracy. I piraten. Sì, ma lo usate il Parlamento, lo usa la SPD, cioè vuol dire anche i partiti, cioè va bene. Non entro nell'online. Certo posso dire, per questa è la mia esperienza in Toscana, abbiamo cercato sempre, io ho puntato molto sul face to face, in presenza, per una serie di ragioni, perché noi comunichiamo, una è, noi comunichiamo non solo con le parole, ma con body language, no? Faccia, corpo, espressioni, toni, mille cose. Online, dove va a finire questa roba? Punto interrogativo, magari domani abbiamo un software, se avremo le connessioni, perché io ho fatto un webinar l'altro giorno, 25 persone, 2 o 3 non riusciamo a parlare, ma non per il software, perché non ci sono i fili, come dire, la banda larga, quindi quando avremo le condizioni forse potremo anche riportare, emulare nell'online ciò che c'è nel face to face, però ancora non mi sembra. Scusa? Ci sono tecnologie, ma la banda, non c'è la banda. Io posso toccare il viso dall'altra parte del mondo. Come si permette? Ma scherzoso. No, va bene, però se c'hai la connessione, ripeto, se no arriva 2 giorni dopo il bit. Andiamo avanti. Facilitatore che mette in condizione i partecipanti di dare proprio con il... Questo l'avete un pochettino sperimentato oggi, poi ne abbiamo parlato, il facilitatore a quel ruolo. Attenzione, quando dite facilitatori, è venuto fuori la parola di Pierpaolo prima, alcuni intendono il facilitatore che progetta, organizza, gestisce e poi facilita in presenza. Altri intendono solo quella figura professionale che facilita o l'intero evento o il tavolo. Ok? Io tenderei a usare facilitatore in questo secondo senso, di nuovo per chiarezza comunicativa, capiamoci, quell'altra figura che spesso coincide, ma lo chiamiamo il progettista. Non ci sono sacre verità su questo, cerchiamo solo di capirci. Altro? Sì. Oh. Avete dato un sacco di materiale e la lezione di oggi l'avete già fatta voi. Io adesso vi propongo una sistematizzazione per vostra comodità. Ma qui c'è una linea, vabbè, ma non vi sto facendo i complimenti, sto cercando di dirvi che questi processi, l'avete detto voi inizi, il caffè è potente, tu dicevi, no? Tu hai detto qualcosa sul caffè, è potente perché tira produttivo, 2 o 3 di voi hanno dato i commenti di questo tipo, e io, secondo me, la verifica empirica a cui assistete è che è così, che avete tirato fuori un sacco di spunti di idee. E molte domande aperte però, giusto? A cui dobbiamo cercare di dare qualche tipo di risposta che ci viene. Capo Supremo, come abbiamo? Sono le 6:10. Vado? Vai. Se io avevo connessioni internet, DVD da far vedere al cinema, però abbiamo un'ora. Esatto. Io userei quest'ora per dare la mia portatella un po'. Okay. O no? Beh, rivolgiti a loro, sono loro che, sì, che devono leggere anche... per un'ora. Cioè. Allora, siete stanchi, volete un minuto di respiro?
No, ha detto di no. Allora. Dai, ce la fate di fare un'altra oretta? Sì, dovrei, io ce la faccio, parliamo. Vabbè, dai, un po' di, facciamo un po' di qigong, di tai chi, di yoga, di 5 minuti. Come le fabbriche cinesi, io mi apro anche. E scusate, chi non ha firmato potrebbe firmare il foglio? La raccolta di oltre 600 firme, i cittadini riuniti nell'associazione Amare Marina hanno presentato domanda di finanziamento all'autorità regionale per la partecipazione ai sensi della legge regionale 69 del 2007 sulla partecipazione dei cittadini alle politiche di governo del territorio. Contestualmente, su impulso dell'autorità regionale, il comune di Carrara ha firmato con la regione Toscana un protocollo d'intesa in cui si è impegnato a sospendere ogni decisione sul waterfront fino alla conclusione delle attività di partecipazione. Abbiamo deciso di accedere a questa nuova legge della regione Toscana. Abbiamo raccolto queste 750 firme per tutto il mese di luglio, facendo un sacco di chilometri per raccogliere tutte queste firme. Dopodiché abbiamo presentato il nostro progetto Speranzosi e così è stato. A questo percorso partecipano cittadini estratti a campione dalle liste anagrafiche del comune, da operatori dell'Università di Siena. Il campione è stato composto in modo da rappresentare in modo più esaustivo possibile la realtà di Carrara, per cui i criteri di campionamento sono rappresentativi rispetto al genere, alla fascia d'età e al titolo di studio. Possono comunque partecipare come osservatori tutti i cittadini che desiderano assistere alle discussioni. Il percorso partecipativo si è articolato in una campagna di informazione e comunicazione sugli interventi proposti e in una serie di laboratori di progettazione partecipata con i cittadini del comune e moderati da facilitatori. Obiettivo dei laboratori: individuare insieme linee guida condivise per la riqualificazione del lungomare e del lungoporto. I gruppi di lavoro realizzati appositamente per questo percorso partecipativo entrano appunto nel merito progettuale del waterfront, sia analizzando e verificando le due proposte progettuali esistenti, quella precedente dall'autorità portuale, poi quella successivamente modificata a seguito delle linee di indirizzo dell'amministrazione comunale, ma possono anche determinare di fatto un nuovo progetto indicando nuove linee guida. Nella prima fase è stato creato un tavolo di accompagnamento del percorso. Il tavolo, composto dall'amministrazione, dall'autorità portuale, dall'associazione promotrice e da quattro cittadini scelti come voci di garanzia della trasparenza del percorso, ha lavorato per discutere e validare le scelte fondamentali come i criteri da usare per il campionamento dei partecipanti, che è stato curato dal laboratorio di analisi politiche e sociali del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Cambiamento Politico dell'Università degli Studi di Siena. Questo percorso prevede una serie di incontri. Nel primo incontro si è affrontata l'analisi del problema, in qualche modo, nel senso che i cittadini, con l'aiuto di una grande fotografia aerea di tutta l'area del lungoporto, hanno individuato le qualità e le criticità di questa zona. Oggi invece ascolteranno prima le posizioni dell'amministrazione e dell'autorità portuale, ne discuteranno insieme e faranno ulteriori domande di approfondimento a questi due soggetti. La volta prossima faranno la stessa cosa al banco dei rappresentanti dell'Associazione Mare Marina, dopodiché negli ultimi tre incontri, con il supporto dei tecnici dell'Università di Firenze, elaboreranno delle linee guida per la progettazione del waterfront. A conclusione dei laboratori, le indicazioni elaborate dai gruppi di lavoro dei cittadini sono state raccolte in un rapporto finale che è stato validato dai partecipanti, consegnato al sindaco di Carrara e presentato a tutti i cittadini nel corso di un'assemblea pubblica di restituzione dei risultati, a cui accanto al sindaco e all'associazione sono intervenuti il garante regionale per la comunicazione, il governo del territorio e l'autorità regionale per la partecipazione. Adesso il nodo da sciogliere è il peso che l'amministrazione comunale vorrà dare all'esito del percorso partecipativo. Avete sentito l'ultima frase? Esatto.
il peso che l'amministrazione comunale. Cominciamo, signori, dai, abbiamo un'ora, dai, arrocciate le cinture. E poi, vabbè, qualcuno mi ha già avvisato che devo andare via un po'. Stanno già andando via, stanno già andando via. Allora, intanto ho approfittato del break per mettere sul video chiamare Marina, cioè di questa associazione di cittadini, e a Marina di Carrara appunto ha fatto quel processo che mi dice così avete visto, e questa frase finale, l'impegno del comune su recepire o meno le indicazioni, ed è quello un tema che voi avete indicato. Quindi questa è la vice sindaco che ha detto lui appoggiate il processo. Chiudi il video e andiamo sui... Questa è una domanda più veloce. Università Marchigiani, in questi bei processi... Università Marchigiani? Ecco. La... Chissà, io non ne so. No, nel senso, non sono state mai contattate? Io? Non lo so, io. No, in Toscana? No. Per quello che riguarda la diffusione dei processi partecipativi, dico, hanno mai partecipato... In grado di dire, posso fare una piccola riflessione? Fabio, no, non puoi. No, ti voglio, se tu non senti quello che io ho da dirti adesso, io non do la risposta alla tua domanda di prima. No, io a me rattristano queste cose, perché io purtroppo vengo dal comune, come dicevo prima. Io sono contento che venga dalla Romagna, dalla Toscana, ancora c'è. Romagna sarà lei, io sono della Toscana, però il mio comune di partecipazione zero, non la vuole. Hai capito? Siamo qui per questa, come diciamo. Dai, mi la prima. Non è lo stato d'animo positivo, ci serve una... essere attristati è legittimo, ma non è energetico. Dobbiamo essere invece critici, però vedere se c'è. C'era quello che diceva l'ottimismo della volontà, signori. Proviamo a essere un po'. Allora, la mia riflessione parte ampia. E cito un francese, perché così voi italiani smettete di piangere addosso. Noi in Italia siamo sempre più stimolati. No, il problema della crisi della democrazia organizzativa è molto ampia. E a parte i paesi felici della Scandinavia, credo che nessuno si salvi, guardate Olanda, il modello democratico nato nel dopoguerra, oggi è in crisi, se vuole sopravvivere, deve sapersi reinventare. Questa considerazione di un collega francese, Marcel Gauchet, che ha scritto svariati libri. Lo dice un francese, dove lo Stato francese è più bravo di noi. Sono andato a un convegno a fine ottobre in Olanda, quelli seduti a fianco a me dicevano loro di qua, loro di là, dopo un po' scusate, loro chi? I politici ad Amsterdam. Volete voi vivere ad Amsterdam? Io sì. Nel senso che tutto funziona, eccetera, organizzato. Cioè, vedete come l'insoddisfazione, adesso non ci addentriamo nel discorso del perché, ma è molto diffusa. Il modello politico-economico nato dopo guerra era basato su una crescita costante del PIL, distribuzione di ricchezza, e la nostra approvazione forse non era tanto la democrazia rappresentativa, quanto il fatto che stavamo, grandi numeri, non tutti, stavamo piuttosto bene. E ogni anno eravamo un po' più ricchi e il PIL aumentava. Dimmi un po' più poveri. Allora, fino agli anni 80, 90, insomma, grosso modo. Con crisi del petrolio, lei non è ancora nata, crisi petrolifera, io vabbè scherzo. Abbiamo avuto le nostre difficoltà, ma sostanzialmente il trend è stato positivo, è la crisi del 2008 che ci ha fatto la botta fuori. E ha tolto legittimazione alla politica, questo è il problema. E le cose poi cominciano a muoversi. Andiamo avanti. Quindi non è un problema solo italiano. Prego, scusa. Se vuoi clicco io perché non so. Allora. C'è un problema strutturale qui, cioè chi ha il potere? Io vengo dalla facoltà di scienze politiche e il fenomeno principe che ci interessa è il potere. Chi decide? Chi comanda? Il problema vecchio come il mondo. Allora, il problema, il punto è che molte analisi di un caso fatto, che oggi il potere è nelle mani di ristrette elite, un collega di Torino, altro Mastro Paolo, ma anche altri studiosi
di altri paesi, hanno parlato di post-democrazia, perché il potere va nelle mani di tre soggetti: esperti, quelli di prima, i gruppi di interesse, quelli di prima, i partiti politici, che contano forse sempre meno, ma comunque sono un gare, e i media. Siamo una democrazia mediatica. I media determinano la realtà, la nostra percezione di come stanno le cose, quello che dicono e non ci dicono. E poi oggi c'è un soggetto che è extranazionale, cioè si sono chiesti se lo Stato nazionale ancora oggi ha senso, visto che le decisioni sono prese altrove, con un clic di computer, sposti miliardi di dollari da un paradiso fiscale all'altro. E mandi un TIL, vi ricordate Soros, che ha mandato un TIL del paese. Così, questo è. Quindi lo Stato d'azione, ancora il luogo dove prendiamo le decisioni che ci guardano, o forse c'è un altro sì. Allora, di fronte a questi fenomeni che verranno molto più sviluppato, la sensazione di sfiducia che si sta diffondendo, non solo in Italia, ripeto, qualche fondamento ce l'ha. Andiamo avanti. Allora, abbiamo degli assetti che appunto nella zona di subcultura rossa, ho già detto prima, spesso sembra di tipo corporativo, neocorporativo. Nella mia Emilia, Romagna, no scherzo, perché è l'unica regione, e la consultazione, la concertazione è un modo di, è uno stile di governare che ha dato anche certi risultati, non voglio dire di no. Ma il problema, la domanda che faccio sempre, cosa significa democrazia? Demos popolo, kratos potere, potere del popolo, inventato nel 500 avanti Cristo nella polis greca, senza esagerare perché anche lì c'erano brave vite eccetera, però un bel passettino nella storia umanità l'hanno fatto. Attorno a loro c'erano solo imperi, monarchi, questi pazzi, dice ci autogoverniamo, oddio, 30.000 maschi liberi, abbienti, gli schiavi, le donne, i poveri, niente. Quindi non è la nostra idea di democrazia, ma però hanno infranto un tabù, hanno aperto un nuovo rito. Bene, la democrazia è come un fenomeno classico, dura due secoli nella polis greca, scompare. Riaffiora dove? Qui, in questo paese, nei comuni medievali italiani, ci autogoverniamo, ci ribelliamo all'impero e al Papa. Dura poco, ci schiacciano, i rinascimenti, i principati, le monarchie e quant'altro. Però ogni tanto abbiamo dimostrato che ci sappiamo governare da soli. Che non vuol dire che tutta l'assemblea del popolo sull'agora, vuol dire che si creano anche forme di istituzioni, regole, procedure e quant'altro. E poi riaffiora nel 1776, negli Stati Uniti, che forma la democrazia rappresentativa. Bene, e noi siamo figli di quel passaggio lì, con alti e bassi. Oggi, allora, qualcuno, parlavamo prima del votare come sintomatico, come indicatore della democrazia. C'è una roba che si chiama DQI, Democratic Quality Index, un indice, cerca di dire in tutti i paesi del mondo quanto sono democratici. L'indicatore principale qual è? Il fatto che si tengono libere elezioni. Libere elezioni, oddio, ma la Russia tiene libere elezioni? Quando un paese è dominato da certi media che sono proprietà della stessa persona che è concorrente alle elezioni, siamo liberi? Non ho risposte, però sono tutti un po' problematici questi passaggi, no? Libere elezioni. E poi, comunque, lasciamo stare questa cosa, ma il votare è sufficiente? Pare di no, perché non siamo molto contenti. Cioè andiamo a votare nei 5 anni, nessuno ce lo vieta, però siamo lo stesso insoddisfatti. Allora, i cittadini oggi sospettano un po' di queste cose, e io ve lo dico di esperienze migliaia, cioè vabbè, ma sono i soliti a decidere, il presidente della provincia chiama quello delle coop rosse, si mettono d'accordo e ci fanno l'opera, che è giustificato perché quelli devono lavorare, forse non perché noi ne abbiamo bisogno. Vogliamo ragionarci. Va bene, scarsa trasparenza, mi diceva prima Fabio, ma non so dei dati, sui processi decisionali, del perché avete deciso questo piuttosto che quest'altro. E la priorità, chi è che mi parlava delle priorità del trasporto ad Ancona? Bene, ma la priorità anche, non so, delle opere pubbliche, degli investimenti. Si chiama bilancio partecipato.
Andiamo. Allora, oh, aspetta, c'è l'ultima frase. Allora, demos kratos, potere del popolo, dei cittadini. Io vado nella cabina elettorale da solo, non ci vado come associazione, non ci vado come organizzazione, come stakeholder, questo o quello, ci vado come cittadino. Altrimenti è un altro tipo di sistema politico. Vogliamo cambiare in questo senso? Decidiamolo, facciamolo. Ma l'asse portante della rivoluzione americana 1776, seguita subito dopo da quella francese, è ogni individuo è titolare dei diritti politici. Allora erano solo i maschi, abbienti, ok? Ci abbiamo messo un buon secolo per dare il voto alle donne, anzi in Svizzera ci ha messo pure di più, la democraticissima Svizzera del basato sui referendum, il voto alle donne è dato nel 1970, quindi paradossi, a go-go, eh? 1970? Ce n'è di sorpresine sotto il grande manto che ci la Svizzera fa il referendum, è fantastico, ma votano solo i maschi, beh, ma di che referendum è? Lo stesso, diritto di voto. Allora, fate voi. Allora, va bene, quindi, e questo è il mio punto di partenza, così mi spiego anche voi. Io parlo di partecipazione politica, no? Quando parliamo di partecipazione, intendiamo una marea di fenomeni. La cittadinanza attiva, qualcuno diceva prima. A Bologna sono nati i social street, cittadini della strada, che si apre. In Olanda questo convegno arriva il ministro dell'interno, una cosa molto carina, che ha fatto scienziato naturale, quindi non un politico, però si dice allora la partecipazione è quello che loro chiamano adesso in Olanda duocracy, il potere del fare, cioè i cittadini devono curare i beni comuni, il verde pubblico, queste robe qua. Che carino, crea relazioni umane, è capitale sociale, ma non è potere politico, non tocchi il potere politico. Anzi, togli le grani, risolvi le grani, le castagne a fuoco, al comune o allo Stato olandese che non ha più soldi per pagare la manutenzione del verde, come in Italia. Chiediamo la cooperativa, tale, linee, per la cura della rotonda, perché noi non ci abbiamo interesse. Capisci i problemi pratici? Bellissimo, va benissimo, ma è partecipazione politica nel senso che i cittadini contano, influenzano le scelte che ci riguardano, punto interrogativo. Ok, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti, Questo l'abbiamo già detto. Allora, a questa cosa non ci sono risposte semplici. Come dicevo prima, io no, vengo qui con una bandiera ideologica da sventolare. Non ci credo più. Ho creduto ai miei tempi. È solo un pezzo della risposta. È chiaro che se non abbiamo una buona leadership politica, che non sia corrotta, che le decisioni sono trasparenti, i dati sono accessibili, se non abbiamo tutta una serie di condizioni e anche un po' di crisi economica, temo, non si fa da solo con la partecipazione. Okay? Però è un tassello importante, perché oggi i cittadini non hanno più fiducia nelle intenzioni e nelle capacità della classe politica, e non solo in Italia. Allora, partecipazione politica non è quella sociale, il terzo settore, il volontariato è partecipazione, ma sociale, fantastico, importantissimo, indispensabile, capiamoci bene, ma non c'entra con l'influenza sulle scelte. Bon. Allora, questo signore, chi è? È un cittadino comune, guardate, è un dipinto del 41, c'era la seconda guerra mondiale in corso, e il presidente Roosevelt dice agli artisti americani, allora, i nazifascisti sono molto bravi nell'arte della propaganda, Goebbels era un maestro, purtroppo, se avesse avuto la televisione forse avrebbe vinto la guerra, per fortuna non ce l'aveva. Gli stalinisti, Stalin, eccetera, erano bravissimi con la propaganda, l'arte si piegava ai bisogni del potere. Allora Roosevelt dice, non è che vi costringo, però vi chiederei di dare un contributo al nostro sforzo bellico celebrando i valori della democrazia. Questo quadro si chiama Freedom of Speech, libertà di parola. E che cosa ritrae? Ritrae un cittadino comune che si alza in piedi a parlare dove? Avete visto quella
nella sua foto c'è scritto town meeting che vuol dire? Incontro di paese, non è che è una roba stratosferica. È nato nel 1600 quando i pionieri, i coloni sbarcano negli Indiani, sono gli indiani, le foreste, non c'hanno niente. La madre patria ha 3 mesi di navigazione perigliosa, devono affrontare l'interno. Allora, succede che, pare, l'aneddoto è, la mucca di una va a pascolare le pratinate, quello si capo, cioè. Allora il padre dice, oh ragazzi, no. Domenica, dopo la messa, è qui che è l'edificio più grande, e parliamo, e cominciò, gestiamoci, autogoverniamoci da soli. Il re Giorgio sta lontano, e per fortuna. E quindi nasce il town meeting. Oggi tutti gli stati in New England hanno leggi degli stati che disciplinano questa istituzione che avviene, si tiene regolarmente per decidere le cose di comune interesse, con variazioni fra Vermont e Massachusetts, quello che vuole. Qui se ne prende. Guardate, c'è una persona che si alza in piedi, c'ha un foglio qui e gli altri lo ascoltano, lo guardano, ascoltano. Town meeting. Bene, io mi piace la memoria di questo quadro, quindi lo ricordo. Allora, è una parola plurisemantica. Che cosa intendiamo? Ma non, di nuovo, non è che sta scritto nella Bibbia. Ci mettiamo d'accordo, per favore, così possiamo parlarci con sapendo cosa diciamo. Definizione di verbacchia in art. Daniele. Sto mettendo in mezzo. Definiscono partecipazione politica, comportamenti, manifesti. Se è latente, se è dentro di me, c'è un tubo, no? Che mirano ad esercitare influenza sui processi politici. Influenza. Non facciamo due chiacchiere. Io voglio essere parte di questa decisione. E anche sulla selezione del personale politico. Va a votare, scegliamo il personale politico e ci governerà per il prossimo mandato. Quindi anche quella sicuramente è partecipazione, ma vogliamo andare oltre, non ci basta. Bene, quindi andiamo avanti, scusa. Adesso si apre un tasto delicato. Vabbè, partecipazione, siamo d'accordo, ma la vogliamo istituzionalizzare? Cosa vuol dire? Significa stabilire delle regole, delle procedure, con leggi, con atti, oppure anche senza, ma diventano permanenti, ricorrenti. Il BP di Porta Alegre, no? Fu introdotto nel 90, nell'89, poi cominciò a funzionare nel 90, e si è istituzionalizzata, cioè lo fanno sempre a Porta Alegre, poi si è pure diffuso, ma è diventato, tant'è che leggevo un libro di Leonard Aplitzer, non so se lo conosci, brasiliano, che dice che la cosa interessante è che poi ben piano la gente ci ha preso le misure, dice, allora l'anno prossimo c'è il BP, io ho un problema di marciapiede, la prossima volta ci vado a quell'assemblea e cerco di far passare, quindi hanno imparato a usare le regole del gioco per interessi legittimi. Quindi le istituzioni hanno questo effetto, però attenzione, spesso hai quelli dei comitati, dei gruppi di base, questa roba non piace perché hanno il timore che questo significhi controllo dall'alto. Tema aperto, signori, voglio che siate consapevoli, perché c'è questo punto di vista, lo capisco, ha un fondamento, però si dimenticano che l'istituzionalizzazione in qualche modo limita l'esercizio del potere di quelli che fino adesso l'hanno fatto, cioè dice tu Porta Alegre d'ora in poi il bilancio parte, almeno lo fai così, e quindi c'è uno scambio che forse è di reciproco beneficio. Fate voi. Per di più, e questo è, come dire, ciò che viene vantato, diciamo così, è che contribuisce alla vitalità di quella cosa che l'ultra citato Jürgen Habermas ha chiamato la sfera pubblica. E anche, attenzione, alla stabilità delle istituzioni politiche, cioè io spesso ho visto politici, dici partecipazione, sgranano l'occhio, terrore, assemblea dove li mangeranno vivi, poveri, capisco, anche perché non è una situazione, posizione piacevole in cui trovarsi, visto tanti anni fa il mio sindaco di Bologna messo in croce per una vicenda di mense scolastiche, non è simpatico, però se la vedi in prospettiva più lunga invece hai molto da guadagnare, se credi davvero la democrazia rappresentativa bisogna robustirla, bisogna fare una dose massiccia, un'iniezione di democrazia. Opa.
Roberto Di Sante è l'articolo 1 della nostra Costituzione. Sovranità appartiene a chi? Al popolo, che però lo esercita di forma. Il suo rappresentante. No, lo esercita secondo le forme. Dalla Costituzione. Finisce il compito di ogni. E allora, appena tu dici la sovranità appartiene al popolo, sì, ma l'esercito delle forme previste. Quindi, sostanzialmente, il popolo deve fare quello che diceva il famoso studioso americano 1941, Joseph Schumpeter, che diceva che il ruolo del popolo consiste nell'andare alle urne ogni 5 anni e poi a casa, perché il popolo è incompetente e anzi un po' pericolosetto. Quindi si tratta solo, il ruolo del popolo consiste solo nel scegliere l'elite di turno. E beh, insomma, se questa è la democrazia, ve la lascio, io sto a casa e non mi spreco neanche mezz'ora per andare a votare. Non sono d'accordo, non, assolutamente no. Però c'è questa idea in giro, secondo me. Ok? Andiamo avanti? Bene. Efficacia. Oggi il consenso si basa sulla qualità della performance. Cioè non è solo perché io sono un sindaco alla mano, che parlo con tutti, ricevo tutti nel mio ufficio, vado ai bar, sono simpatico, sono popolare. Oggi, ma questo lo disse Max Weber un secolo fa, il consenso te lo conquisti sull'efficacia delle politiche. Allora qui, attenzione, si potrebbe instaurare un circolo virtuoso molto interessante. Tu sei interessato all'efficacia perché questo ti dà consenso, ed è sacrosanto, perché se tu vai a scrivere il testo di voto. Ma quella strada, quella piazza che vuoi rifare, se mi coinvolge, forse facciamo decisioni migliori e quindi aumentiamo l'efficacia. Migliore perché rispecchi i nostri bisogni, ma anche tecnicamente. Posso citare la Ronda di Genova? L'ho fatto già l'anno scorso, qualcuno mi ha già sentito. Genova. Per esempio, qualcuno c'è stato? Si è andati verso la Francia in macchina? C'è un viadotto Morandi che passa sopra i palazzi che stanno lì sotto. Situazione io non ci vedrei neanche. Vabbè, da 20 anni si dice quella arteria scoppia perché c'è il traffico locale di Genova, regionale di Liguria e internazionale con la Francia. Non regge. Approccio classico, arriva la società autostrade, facciamo tre vizi. No, ma ne facciamo proprio un'altra, eccetera, eccetera. Va bene, la sindaca Marta Vincenzi, precedente sindaca, dice, un momento, qui sono 20 anni che ce la meniamo e non riusciamo a uscirne. Togliamo una cosa nuova. Ecco, qui è una cosa che, posso dire, un certo Fabrizio Barca ha chiamato sperimentalismo. Vogliamo sperimentare qualche innovazione? Cioè, c'è questa cosa che si fa sempre le cose in un certo modo, anche quando non funzionano, ci ostiniamo. Tentiamo delle novità, non sempre aspettando una legge che cali dal Parlamento o dal governo. A livello, gli enti locali sono sempre stati grandi produttori di innovazione. Allora, Marta Vincenzi dice, proviamo una roba nuova, senza nessuna norma che ci vuole. Il dibattito pubblico alla francese. E nomina a commissione, presieduta da Luigi Bobbio che sta in Torino, c'era un collega francese, avete 3 mesi di tempo. Assurdo, eh? Cioè questa cosa di... Però hanno fatto qualcosa. Già questo fa del tempo è un problema, ma hanno fatto, il dibattito pubblico prevede che i soggetti possono presentare dei quaderni con le loro osservazioni. Tenete conto che la società autostrada aveva presentato 5 tracciati sopra Genova e tutti quelli che hanno visto il tracciato sopra casa loro, allarme sociale al massimo. Sono nati comitati, tutto al calor rosso, cioè erano imbestialiti, perché tu vedi che metteranno il pilone su casa tua, quindi ti abbattono la casa. Assemblee, Bobbio mi ha detto un paio di volte, stavo lì per rinunciare, andare via, perché era impossibile, ero l'oggetto di attacchi, come se io fossi proponente. Beh, lui veniva identificato con... Succede una cosa miracolosa. Due cittadini, ma noi, non solo si oppongono, ma dicono, avremo un'idea alternativa. Perché noi conosciamo il territorio. E a proposito di esperti, voi ingegneri studiate le robe con i satelliti, il GSM, le cartografie più fantastiche, ma noi siamo qui, abbiamo un'idea, potete passare bucando questa collina. Invece che 1000 persone perdono a casa, solo 40. E beh, cazzo, scusate la sua scelta.
l'effetto è un po' diverso. E l'altra cosa straordinaria che succede è che si incontra con l'amministratore delegato di Società Autostrade Spa, che dice: sediamoci al tavolo con questi cittadini e studiamo la loro proposta. Immaginate gli ingegneri, che sono quelli convinti, che adesso sono gli esperti, so io come si fanno le autostrade, che il loro capo dice: adesso si siede al tavolo con Giuseppe e Mario, che ti dicono: beh, è successo un incredibile. Hanno detto: ok, si può fare di qui. Naturalmente loro l'hanno ingegnerizzata, ecco il ruolo degli esperti, che sanno come si fa un'arteria, come si buca una montagna, ma dove lo dicono i cittadini, in base a valori, cioè effetto meno impattante possibile sulla nostra comunità. La Marta Vincenzi ha detto: abbiamo assistito a un caso di ingegneria popolare. Intelligenza collettiva, bravissima, intelligenza collettiva, messa all'opera, messa a frutto, non bravi bravi, filosofico, ma noi le autostrade le facciamo così. Vabbè, insomma, questo è un caso veramente stupendo di efficacia ed efficienza, meno spreco di risorse, meno impatto sociale, ambientale. Che ne dite? Andiamo avanti. Allora, noi vogliamo andare oltre il diritto di voto. Facciamo un altro viaggetto, Brasile, America Latina, quelli sono dietro, penso sviluppati fino a pochi anni fa, no, adesso il Brasile va forte. Beh, nel 1941, sembra quest'anno, sembra ricorrente, questi cominciano a mettere in piedi un meccanismo istituzionale che si chiama conferenze nazionali, sul tema della salute in particolare, e questi processi cominciano a livello locale. Poi questi discutono e nominano dei delegati che vanno a livello regionale, hanno gli stati, sapete, un paese federalista, e poi arriva al vertice, cioè una grande conferenza nazionale nella capitale, che produce un documento che va dove? Al Parlamento brasiliano. Cioè un processo che sale, il discorso sui livelli che abbiamo fatto prima, dal comunale, va su, e ha un destinatario preciso. Il Danish Board of Technology, che vi dicevo prima, le loro raccomandazioni prodotte attraverso quel percorso vanno al Parlamento danese, il quale è sovrano, dice: non sono d'accordo, voglio gli agire, ma se ne assume la responsabilità politica di fronte al paese, dopo una discussione che si è riverberata non nel chiuso, ma che è andato su tutti i media. Quando questi cittadini presentano risultati, ci sono tutti i media danesi presenti, insomma. Allora, da allora hanno fatto, no, 5 milioni di cittadini brasiliani hanno partecipato a questi processi. Con la presenza Lula hanno avuto un'enorme impennata, temi ambientali, sanitari, diritti civili, gay, eccetera eccetera, di tutto hanno fatto. Non ho capito il collegamento tra Brasile e l'Italia. No, salto da esempio per dirvi che i processi, gli input dei cittadini in questi due casi vanno al massimo organo legislativo, non è che... Poi, ripeto, non hanno l'obbligo di recepire, ma hanno l'obbligo politico di rispondere e di giustificare le loro scelte. Che è la soluzione che abbiamo adottato, la legge toscana, molto saggiamente, la precedente legge, prevedeva un protocollo: se il comune vuole i soldini, firma, prende un impegno di fronte ai cittadini, cui dice: io mi impegno a recepire quello che viene fuori dal processo partecipativo, oppure, siccome io ho un mandato dell'elettorato che mi legittima, non dimentichiamolo, se tu proponi qualcosa che io ritengo vada contro l'interesse della comunità, ti dico di no, però ho l'obbligo di motivare pubblicamente le ragioni e prenderne la responsabilità politica. Tu vuoi spianare il parco per farci un parcheggio? Io ti dico di no, perché i bambini e gli anziani hanno bisogno di un luogo fresco in cui passare le giornate. E vi rispondo, e l'elettorato mi giudichi. Questo è trasparente democrazia. Allora, la cosa che io trovo, per la mia particolare storia e formazione, ma insomma siamo in un mondo globalizzato, che queste idee stanno venendo fuori da diverse tradizioni, uno IPP, Grotta Mare insieme, ma non solo questo, anche le conferenze nazionali e altre forme di coinvolgimento sulla salute di cui parla Abitzer, da Sud America, da Brasile,
Nel 2002 il Perù ha fatto una legge nazionale che obbliga tutti i comuni a di sopra una certa soglia a fare il pipì. Si sta muovendo molto in America Latina. La tradizione anglosassone, i town meetings di cui vi ho già parlato, le public hearings da cui discende quello strumento che si chiama valutazione di impatto ambientale, che sicuramente conoscete. E l'Europa, i danesi, ma anche i tedeschi hanno fatto delle robe che si chiamano le planzelle, le celle di pianificazione, già negli anni 70. Quindi c'è un fiorire di iniziative, no? Diverse tra di loro, ma che hanno diverse matrici culturali, che adesso si stanno tutte intrecciando grazie alla globalizzazione, che è anche positiva. Bene, allora, questa è la partecipazione che io chiamo dialogica deliberativa. Questa studiosa brasiliana ha detto si tratta di inventare nuovo e trasformare la vecchia democrazia liberale, che questo è molto forte in America Latina, delle volte con delle derive un po' discutibili, Chavez, eccetera, però stanno cercando nuove strade che vanno oltre la democrazia rappresentativa vecchio stampo che in America Latina era delle elite conservatrici. Vogliamo questo è l'obiettivo, approfondire la democrazia e democratizzare il policy making, cioè la produzione delle scelte. Ripeto, ispirate una logica sperimentale, pragmatica. Io non vendo ideologie. Io mi limito banalmente e con infinita ingenuità, dico con orgoglio, a rivendicare il significato del termine democrazia. E sta lì, secondo me, parte della risposta alla crisi che stiamo attraversando. Allora, questa è la mia definizione che vi propongo, è un lavoro in progress. Cittadini semplici, cioè non sono rappresentanti di nessuno se non di me stesso, che a titolo personale, in qualche misura almeno, non sono massimalisti, chiedono una cosa mi pare ragionevole, contribuiscono alle scelte politiche, cioè questo è potere politico. Questa è la chiave, partecipazione politica. Attraverso come? Beh, sapete com'è, nella storia dell'umanità le decisioni spesso le abbiamo prese dandoci delle bastonate. Quella è la regola generale. Guardate la scena mondiale, Siria in giù. È così che si risolvono le questioni. Accettare già il fatto che lo facciamo parlandoci con una certa struttura è un grande passo di civiltà. Non da un dato per scontato. Allora, cosa non è? Allora, questa roba si chiama democrazia deliberativa. Sospendete per un attimo, democrazia deliberativa, quindi che decide? Delibera comunale. No, fermatevi un attimo. Vi spiego. Non coincide con qualsiasi forma di democrazia partecipativa. Non è la democrazia diretta, il referendum, svizzeri o quello che volete voi, nostri. Noi è il referendum abrogativo, non è la polis greca, tutti su nella piazza, nella guerra, non è quella roba lì, ok? E non è alternativa alla democrazia rappresentativa, anzi si inserisce nell'ambito per rinvigorirla, dargli nuova linea. Allora, esempi non abbiamo assolutamente il tempo di guardare, però tanto poi ti lascio, l'avevamo già messo sul computer. Vai su questo performato, ti vado a far vedere. Constitution IE. Cioè, dovrebbe essere già lì. Allora, IE sta per quale paese? Islanda. No! Hai sbagliato. IE. Yes! IE. Oh, Irlanda. Oh, siamo in Europa, signori, fa parte dell'Unione Europea, è considerato uno dei paesi più, cioè dopo quelli mediterranei c'è l'Irlanda, no? Come livello di... Era ironico questo. Va bene, gli irlandesi non sono noti nel mondo per essere un paese super... Vabbè, ha avuto un momento di fioritura economica, era la tigre, no? Che cresceva rapidamente, va bene. Beh, hanno avuto loro della batosta con la crisi, perché hanno avuto la doppia crisi, noi no. Le banche andavano a fondo,
e lo Stato è andato a fondo con loro. Situazione. Lo sistema politico è stato messo molto in discussione per effetto di questa cosa. E ha capito un po' il messaggio, ha cercato di dare una risposta. Tra l'altro ha una Costituzione che risale al 1937. Quanto sia moderno, vi può essere chiaro dal modo in cui viene considerata la donna, il ruolo della donna davanti al focolare. Questo dice testuale. Allora, nel 37, Francesco Mera era già un po' arretrato per allora, voi sapete che è un paese cattolicissimo, proibiti profilattici, questo è il livello della Borgo. Ma aveva bisogno, come dire, di una risposta latina, e in gran parte l'opinione pubblica irlandese ha cominciato a scappare, dice, basta, questa Costituzione qui è obsoleta. E la risposta è: nominiamo una commissione di 42 saggi che ci dice come riformare la Costituzione. Ci ricorda qualcosa? Infatti non è successo, è successo qui, e ne conosco alcuni, mio prof, bravissimi individualmente, non sto dicendo niente. Cosa hanno prodotto? Un documento che riporta e dice che cosa? Che alcuni sono di questa opinione, altri di questa, alcuni sono di questa e altri di questa. Ah, grazie. Non lo sapevamo mica prima. E il sistema politico ne ha fatto qualche uso di questo bel documento. Vedete il pericolo degli esperti? Vedete che torniamo sempre lì? Uno degli esperti. Gli esperti possono risolvere i problemi di una società come la nostra, difficile, eccetera, eccetera. E non che non li possano risolvere. Perché lì gli aspetti valoriali erano, siccome quei membri erano scelti in base alla loro apparenza politica, i partiti hanno idee diverse, giustamente, cosa potevano mai fare? Trovare la supermediazione che contentasse tutti? Beh, non ci sono riusciti, mi sembra ovvio. Gli irlandesi, un po' più scafati di noi, evidentemente, nonostante la nostra grande tradizione giuridica, beh, sai che c'è? Coinvolgiamo i cittadini. I cittadini, cosa sanno di Costituzione? Qui ci vuole il tecnico legislativo. No, chiamiamo i cittadini. Quali cittadini? Beh, prendiamo le 66, due per ogni collegio elettorale da tutta l'Irlanda, un uomo e una donna. Le donne, ma non erano anche al focolare le donne. Vabbè. 66 cittadini comuni. Vabbè, sai che c'è, però ci mettiamo anche 33 parlamentari in base alla loro forza politica. Così abbiamo i politici in minoranza e i cittadini semplici in maggioranza di 2/3, più questo signore che fa il presidente. Certo. E discutiamo, vabbè, però ci sbrighiamo. No, ci prendiamo il nostro tempo. Ci prendiamo un anno e programmiamo tutti gli incontri. Ogni incontro ha un tema. A ogni incontro vengono dei testimoni che portano diversi i punti di vista. Quindi sulla donna, le associazioni, quelle diciamo più moderne, più avanti, non so come dice, che sì, ma non volevo dare un giudizio di valore, e quelli invece che vedono la donna in maniera un pochettino più tradizionale, mettiamola così, su tutte le questioni, e hanno discusso tutte in rete, tutte pubbliche, tutte trasparenti, e hanno prodotto poi un documento, e questo processo si a dicembre del 2013, e a quel punto il Parlamento irlandese, che aveva creato questa cosa, ha ripreso in mano il pallino e ha detto: bene, allora su questo sai che c'è? Facciamo due referendum, cioè torniamo a una forma di democrazia diretta, su due questioni, i gay e l'età del voto, lo dobbiamo dare ai 16 anni o no? In Austria per esempio si vota già a 16 anni, in Toscana la legge prevede che ai processi possano partecipare tutti quelli con 16 anni. Non entro nel merito, dico solo che era una questione i diritti degli omosessuali, cioè una società come l'Irlanda che proibiva il profilattico, voi capite? Hanno fatto grandi progressi, sono maturati molto rapidamente come società e le istituzioni devono riflettere questo cambiamento. Va bene, allora tornando sul ponte livello, voi avete detto a livello locale, io ho fatto un esempio che si può fare a livello globale, poi ecco un esempio che si può fare a livello nazionale, quello brasiliano, come quello danese, come l'islandese. Non ho citato l'Islanda volutamente, ma è vero, anche loro dopo la loro crisi hanno fatto un percorso. Il problema è che gli islandesi sono 200.000, è un palzone, si conoscono tutti, simpatici, eh? Comunque
quello è stato il primo caso, ma l'Irlanda è più interessante, il paese UE, 5 milioni di abitanti, quindi dico che sia l'Italia, insomma, cominciamo a avvicinarci un po', più vicina alle nostre tradizioni. Va bene, comunque anche l'Islanda, benissimo, poi ce ne sono altri, il British Columbia, provincia del Canada, tanti anni fa ha fatto un processo, udite udite popolo, sapete su cosa ha fatto un processo partecipativo? Molto simile a quello irlandese, ma sono loro che hanno copiato. Sul sistema elettorale, ma non ditelo a Matteo. Perché al Senato, vedrete che fine fa questa legge, no? Che secondo me non interessa più a nessuno. Se invece qualcuno dicesse, oh, ma prendiamo 100 cittadini italiani, in maniera selezionati a sorteggio, campionati, chiediamo a loro se vogliono proporzionali maggioritari, se vogliono le preferenze non le vogliono. Io l'ho detto, ma lo so, sono parole a te, andiamo avanti. Allora, torniamo alla presentazione. Comunque potete, America Speaks ha fatto delle cose interessanti. New York, Twin Towers, che cadono 11 settembre, no? La proprietario, che era l'autorità portuale, proprietario del terreno, sempre loro tornano. Dice, beh, adesso prendo Libeskind, che è un architetto che mi fa super palazzoni, soldi, dice, sono immobiliare. E la comunità di Milano ha detto, un momento, non riguarda solo te che sei proprietario dei terreni, qui sono morti 3.000 persone, i nostri cari, forse dobbiamo metterci bocca anche noi. Okay. Town meeting, 2.000 persone, 1.000 erano parenti delle vittime, Miller era un campione scelta a caso, hanno discusso un giorno e oggi il risultato è quel memoriale che vedete. È andata a New York. Caterina, New Orleans, nuovo piano per la ricostruzione. Tutti gli abitanti di New Orleans erano sparsi in 8 città perché le loro case erano state. America Speaks fa un processo, potete vedere nel sito, in cui coinvolge a distanza gli abitanti per fare il piano di ricostruzione. Due processi ha fatto. Eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Allora, qual è lo scopo di questa roba? Io ragiono da politico. E cioè dico, se noi possiamo fare un percorso in cui abbiamo un gruppo di cittadini che sia in qualche modo rappresentativo della comunità, principio di inclusione, non posso avere tutti gli abitanti di Ancona in una sala, o neanche in internet che parla. Ma potrei avere un campione. Il campionamento è un principio accettato dal 1934. Noi facciamo sempre i sondaggi e i politici danno molta attenzione ai sondaggi perché va bene lì. Quello è statisticamente rappresentativo. Noi non possiamo farlo per i numeri. Ma può essere rappresentativo dal punto di vista socio-demografico. La voce della comunità, il microcosmo che rappresenta l'universo. Va bene, comunque sia, quale che sia la soluzione che diamo al tema, dobbiamo assicurare l'inclusione. Per avere rappresentatività, come attraverso dialogo e deliberazione, che significa ponderare le scelte, bene, questo ci torno, decide, quindi esercita influenza, si chiama empowerment, in inglese, scusate, in italiano la parola non esiste, non è, secondo me, casuale, per produrre cosa? Legittimità, scelte che sono percepite come legittime, danno senso di proprietà, l'abbiamo deciso noi come fare questa piazza. Quindi non mi lamento se non trovo la panchina, non volte io, ma soprattutto legittimazione al sistema, che è quello che è il problema del sistema politico attualmente. Allora, quello che cercavo di dire, se facciamo dei processi che hanno certi requisiti, caratteristiche di qualità, possiamo produrre legittimazione, che è un bene intangibile ma fondamentale per la coesione di qualsiasi società. Quando la Siria fa la guerra civile, è perché non c'è, anche il signor Assad non è visto come legittimo agli occhi di gran parte della popolazione siriana, ucraina, prendete il Thailand, scegliete il paese che volete, il problema è sempre lì e se non stiamo attenti ci scivoliamo anche noi. Allora, la legittimazione è tutto per un sistema politico. Il problema è come lo produciamo. Cosa è successo? Bene, andiamo avanti. Allora, molto rapidamente, inclusione, l'abbiamo già discusso, io non ci torno sopra molto, ma il problema è chi partecipa, voi l'avete affrontata la questione. Noi, inclusione è tutti i punti di vista, ma non tutti gli individui. No,
Danilo. Come si garantisce chi partecipa dal punto di vista campionario la campionatura? Cioè, Nella, il tempo fino alle 9? No, chi è, cioè quello che fa tu, per esempio, chi è che garantisce il campione rappresentativo? Chi ti risponde alla fine? Mi consente, scusa, perché sennò. Allora, vogliamo tutti i punti di vista e vogliamo la diversità, appunto, che è già accettato. Ricordatevi che i partecipanti devono essere, almeno lì dentro, anche se nel mondo siamo diversi come potere, eccetera, ma qui dentro siamo liberi e uguali. Risultato della democrazia, niente di strano. Andiamo avanti? Quindi io penso soprattutto non agli stakeholders che hanno già molta influenza, perché sono organizzati, hanno risorse, sono legittimati, bla bla bla, ma i cittadini singoli, comuni, e qui si può fare in due modi: il vecchio sistema è la porta aperta, l'annuncio, c'è un incontro, chi vuole viene. Domanda: chi rappresenta quei signori? Risposta: se stessi, nessun altro. Io sono un cittadino attivo, quello che va a tutte le riunioni, risorsa fantastica per la comunità, ma rappresento me stesso e quindi quando parlo non ho titolo. Invece il campionamento casuale, cioè io voglio certi slot, no, definisco, voglio metà uomini, metà donne, voglio categorie di età e li voglio residenti nelle varie parti del mio comune, perché così ho le voci, quello che dicevate voi, non sono i diretti interessati, ma anche siamo tutti interessati alle scelte. Il signore del comune ancora è andato via. Mi parlava di un processo sulle linee di trasporto. No, riguardano solo quelli che usano la linea 11, riguardano anche gli altri, perché un domani possono avere bisogno, oppure perché quello significa che loro non avranno una linea loro. Quindi problemi di priorità che dobbiamo decidere insieme. Andiamo avanti. Informazione, avete detto anche voi, informazione e conoscenze, fondamentale. La grande differenza rispetto a un sondaggio alla Doxa è che quello è statisticamente rappresentativo, ma ha un'opinione grezza. Cioè tu, la brucia per cosa Fabio, cosa pensi appena morte? Hai appena letto che hanno massacrato un bambino, ti viene a mostrare, sei un papà, reagisci di un belico e c'hai ragione, sei un manico. Ma se ti siedi con degli altri, ragioni, ti danno le informazioni, la pena di morte ha risolto questi delitti nei paesi dove esistono? No, allora forse non è la strada giusta. Quale stadio sono stati efficaci? Vediamo. Introduciamo un elemento di razionalità, non escludiamo le emozioni, eh? Le emozioni sono, noi siamo emozioni e abbiamo il diritto di portarli, e le emozioni comunicano molto delle nostre idee, però c'è anche la parte razionale e questi processi di democrazia deliberativa si fondano assolutamente su questo, con l'idea, con la scommessa, empiricamente dimostrate che i cittadini diventano molto responsabili, voi lo sapete, quando sono portati in questa situazione. Hanno le informazioni sul bilancio, sanno le entrate e le uscite. Ah beh, allora non dico più che il mio sindaco è un cretino, forse capisco i suoi problemi, forse capisco che gli stanno tagliando in tutte le parti le cose. E poi scambiate sulle idee, come avete fatto col caffè, anche lì passano informazioni. Ah, non sapevo mica quella roba lì. Dialogo, dialogos, parola tra. Abbiamo già discusso, eh? Vedete, c'è un commento? Ah, scusa. Quindi non è una qualsiasi chiacchierata. È basato sull'ascoltativo, andiamo avanti. Che l'abbiamo detto, e per tenere questo i metodi sono utili, eh? Però non sono un dogma. Allora attenzione, noticina sui metodi: ci sono in giro dei professionisti che hanno la borsa degli attrezzi, l'aprono e c'hanno A, B, C. Ti vendo la tal cosa, non faccio nomi, per discrezione. Attenzione, le soluzioni preconfezionate sono rischiosi. Questi metodi ci sono utili, ma li possiamo combinare, giostrare, mescolare. Andate sul sito di ASCO, mi vedete, trovate 300, ma la parte diventa interessante quando uno è creativo su queste robe e li adatta a tutti quei fattori che dicevo. Andiamo avanti. Deliberazione. Ecco qui.
noi italiani ogni tanto ci dimentichiamo, noi che abbiamo la lingua più vicina al latino, ci dimentichiamo che significava in latino questa roba. Libra, bilancia, soppesare cose, le diverse cose, le opzioni che abbiamo di fronte e le loro implicazioni, quindi nuovo elemento di razionalità. Soppesiamo bene, possiamo fare così, cos'ha e cos'ha. E che succede se facciamo così? Ah, succede così. No, non va tanto bene. Vediamo un po', queste mie... Ah, qua c'è, gli effetti negativi sono ridotti. Quindi, è sì una decisione, la delibera della giunta comunale, ma ci siamo dimenticati che prima l'inglese ce lo ricorda, non è paradossale, ci torna dall'inglese, deliberative democracy significa fare questo lavoro qui, la bilancia. Okay. Avanti. Per, adesso la domanda di Fabio di prima, eh sì, ma poi se sono idee diverse come facciamo? Allora, qui la scommessa è che mettendo, creando tutta questa situazione, strutture, informazioni, dialogo, tutto quello che abbiamo detto, possono emergere condivisioni. Non è una promessa, non è garantito, la gente può restare della propria opinione. Talvolta si ricorre anche al voto, che a me non piace perché ho un meccanismo di aggregazione preferente, ma in alcuni casi si fa il town meeting, si vota con un dispositivo elettronico, un telecomando. Però possiamo fare dei passi avanti, naturalmente il problema è sempre il tempo, avendo più tempo puoi arrivare. Però è straordinario perché se metti la gente attorno al tavolo in queste condizioni, molto spesso le differenze pian piano si, non so come dire, non è che scompaiono, è che trovano i punti di contatto, almeno una parziale condivisione, almeno capire come minimo perché non siamo d'accordo, che è già un primo passo. Questo è l'obiettivo, la diversità della negoziazione, chiamatelo. E infine, l'influenza che ho ripetuto 20 volte, in inglese empowerment, cioè ci deve essere un'influenza seria, vi ho già detto il meccanismo della legge toscana, c'è l'impegno e questo è importante perché oggi i cittadini non si fidano più. Allora, se vogliamo meritarci la loro fiducia, dobbiamo essere molto seri, fare un contratto. Io mi impegno a discutere di questa cosa e recepire quello che tu dirai, oppure mi impegno solo ad ascoltarti. Il problema della motivazione, perché diavolo io dovrei dare il mio tempo, le mie energie per una roba che tanto so che come va a finire, che tanto quelli hanno già deciso, è solo una manipolazione, una presa in giro e non ci va. Frustrazione, apatia. Andiamo avanti? Allora questa è l'associazione che vi dicevo, ma vediamola in italiano, questa è la scala della partecipazione. Spesso, Fabio questo è per te, open day, fantastico, informale, molti dicono questa non è partecipazione, questa è la premessa perché si possa fare partecipazione con condizioni di causa. Però va bene, ma negli informatici vi teniamo informati, nella mia regione spesso, a volte i sindaci, grandi assemblee, e ci comunicavano top down, senso flusso comunicativo dal decisore al popolo, la migliore tradizione vetero-venivista, non so come dire, io ti informo, oppure facciamo i veri democratici, vi ascoltiamo, abbiamo bisogno dei vostri commenti, ma non c'è impegno, pericolosissimo per i cittadini. Cominciamo a salire questi gradini, andiamo su verso il quarto gradino, ci impegniamo a tenerne conto, o al quinto, decidete voi, a Castelfranco di sotto, il comune, disse, cari cittadini, noi ci affidiamo a questo processo, voi decidete, noi recepiremo. La sera che è finito, il giorno stesso che è finito il processo, la sera il Consiglio Comunale ha votato una delibera in cui ha detto verifichiamo il punto. Poi è successo il finimo. La regione toscana si è incazzata e ha fatto un'altra legge per sabotare la sua legge sulla partecipazione. Questo è il comportamento dei politici. Hanno fatto una legge sulla partecipazione e poi ha fatto una legge che lo sbellisce. Però si spiega perché il presidente della regione era cambiato e questa non era la sua legge. Ma come si fa a ragionare così? Andiamo avanti. Quindi durata della legislatura solo 2 anni. Quale? E anche quale legislatura? Non ho capito. No, in generale, quanto un
nuovo politico che ha potere possa stare. No, dura 5 anni, perché 2 anni? No, per me è troppo 5 anni. Allora, d'accordo, vabbè, questo è un altro tema. Allora, vabbè, questa legge ve l'ho già parlato, andiamo avanti, scusa Silvia, non prendiamoci in questo, potete vedere il sito, finché adesso, adesso hanno nominato dopo un anno di vacanza, la nuova autorità, che guarda caso non è più monocratica, ma è collegiale. Cosa vi suggerisci quando c'è un collegio? Bisogna accontentare diversi di me. E perché così si controlla meglio. Va bene, e sta di fatto che questa legge comunque è decaduta, è una legge straordinaria, perché è una legge sunset, cioè ha una scadenza automatica incorporata che ne rifletteva il carattere pragmatico, sperimentale. Peccato che il politico regionale, io ho incontrato dei grandi, delle ottime persone a livello locale, ma a livello regionale è un disastro, che gli succede a questi quando vanno in regione? Non lo so, cambiano forma mentale. Loro avevano voluto questa legge, prevedeva una valutazione tecnica, sempre, mai fatta. Poi hanno lasciato decadere la legge, poi ne hanno approvato un'altra, poi finalmente dopo un anno hanno approvato la nuova autorità. E nel frattempo c'erano processi orfani che andavano per i fatti loro. Peccato, perché era una legge straordinaria. E anche in Toscana il capitale sociale è in erosione, in base alle ricerche, andiamo avanti, scusa, ma quello che voglio dirvi è. È la prima legge al mondo, che io sappia, a livello regionale, non parlo del nazionale, ma, che promuove proattivamente il coinvolgimento dei cittadini. Aspetta. Poi, vai avanti, ci sono altre regioni che hanno fatto altre cose. La prima in Europa a muoversi fu la Catalogna. Nessuna legge, niente legge, fatti, soldi. Uno staff, un ufficio partecipazione nella comunità autonoma, faceva processi in tutta la regione. Poi tanti altri fanno altre cose. Questo è il Vorarlberg che dicevo prima. A chi? A te. Non è Erwin che ricordo parlare. Land austriaco, centrodestra, così non siamo partigiani, voglio dire. Al di là dei colori politici, c'è gente che capisce che questa roba è. Il governatore di questo Land, di centrodestra, ha voluto mettere la principale partecipazione nello statuto, alla costituzione del Land. C'hanno uno staff con Manfred, di cui parlavamo prima, bravissimi, fanno processi molto belli su tante cose, e anche altre regioni. Sì, andiamo avanti. La legge è stata approvata con un metaprocesso partecipativo, consultazioni tradizionali sul territorio, ma un grande town meeting a Carrara, treno speciale porta 500 cittadini toscani a discutere della legge nel format del town meeting, alla presenza del presidente Martini. Io l'ho visto, c'ero, ho sentito tutto, che si è sul dal palco e dice: io mi impegno a recepire quello che voi direte qui oggi, e l'ha fatto. Oh, delle volte c'è qualche politico che ha una visione, fa parte del sistema, e dice: non basta il popolo, ci vogliono anche persone sensate, affidata a un'autorità indipendente, non legata a un partito eccetera. Perché è importante? Perché i cittadini sono diffidenti. Allora tu devi dimostrare di essere effettivamente indipendente, ma che ti fanno credere. Ma solo così la credibilità di questi processi si salva, altrimenti dice: va bene, ma ci state manipolando, ratificando decisioni già prese, che ci prego. Andiamo avanti. Sossa, il tempo. Legge termine, l'ho già detto, andiamo avanti. Quell'equilibrio fra democrazia partecipativa e democrazia rappresentativa è basato su quel meccanismo del protocollo d'intesa e dell'impegno che firma. L'ho già raccontato. Andiamo avanti. E vabbè, ed è una legge chiaramente ispirata alla teoria deliberativa, della democrazia deliberativa. Il consulente della regione toscana, più cioè, diversa, ma quello che ha più influenzato è Luigi Bobbio, che sta di Torino, che è stato il primo in Italia a portare questi temi. Io ho parlato molto da lui, e quindi questa legge incorpora queste robe. Vabbè, prevedere sia i processi locali che quelli sulle grandi opere. Quelli sulle grandi opere non l'abbiamo mai fatta nessuna, perché non ce n'erano di grandi opere, invece abbiamo fatto 116 processi che possono essere richiesti, 80% in amministrazione, comuni, province, comunità montane, eccetera. Ma cittadini e scuole, come vi ho detto, nessuna impresa. Struttura aziendale. Andiamo avanti. 116 finanziati, come vedete.
la partecipazione costa in media 33.000 euro, costa. In Emilia la regione dà circa 20.000 euro, sono un po' pochini secondo me, per fare buone cose. Andiamo avanti. Su una varietà di temi molto diversi tra di loro, anche se negli ultimi due anni ho spinto molto sul BP, ho dato una priorità proprio alla luce della crisi dei tagli. Era importante fare entrare i cittadini. E avanti. Questa. Niente. Facciamo così. C'è un libro tradotto in italiano di Susan Poziva, è stato prodotto dalla Sclavi, credo. E racconta la storia di Chelsea. Chelsea è un comune che confina con Boston. Voi pensate che la mafia, la malaffare esista solo in Italia? Vi sbagliate. Qui prende, questa era una comunità dove arrivavano tutti gli immigrati negli Stati Uniti e c'era una specie di mafia che controllava tutto. Viene sciolto e nominato un commissario, esattamente come succede in Italia. E poi però succede una cosa strana. Chelsea. Qui però per rifondare questa comunità non è che basta fare le nuove elezioni, se no vince di nuovo la mafia e siamo da capo. Facciamo un processo partecipativo verde, basso, che rivitalizzi i gruppi. Qui c'è tutto un percorso, io non ve lo posso raccontare adesso, non abbiamo tempo, come che si parla dei casi, cercate l'altro. C'è un libro tradotto, Chelsea, che è il nome di questa Susan Poziva, una persona molto carina e brava. Ultimo slide, ti volevo far vedere invece questa. Allora, la partecipazione, e con questo davvero finiamo perché sto per perdere il treno, la partecipazione non è un processo, scusate, non è un evento singolo, un World Café, è un processo, un percorso lungo, longitudinale, che si inserisce all'interno di un processo più ampio di policy in cui prendiamo delle decisioni. Ho cercato di farvi vedere le fasi, prima di tutto l'agenda setting, bisogna fissare il tema, l'obiettivo, bisogna progettare il percorso e anche questo bisogna farlo con gli attori in maniera condivisa, eccetera, eccetera. Bisogna creare, ecco qui rispondo a Daniela alla tua domanda, le garanzie di imparzialità. Io per esempio in Toscana creavo un comitato di garanzie fatte in un certo modo, non ti posso raccontare, la legge emiliana prevede una cabina di regia, meccanismi di garanzia che per esempio la selezione, il cambiamento sia fatto con rigore. Perché se no la gente sospetta, ci hai messo gli amici tuoi. Il percorso prevede sia la comunicazione sempre a tutta la comunità, oltre che gli eventi specifici. Ricordiamoci, già citato, la restituzione sia ai partecipanti, ma a tutta la comunità, il rapporto è in internet, bla bla bla. Questo viene dimenticato sistematicamente, nessuno mai fa una valutazione seria del proprio percorso, né prima, né durante, né dopo. Al massimo si somministra un questionario ai partecipanti per avere la loro valutazione, che è molto limitata. E infine bisogna continuare, non finisce qui. Abbiamo deciso che il documento, sì, ma dopo, come avete detto voi, l'influenza si gioca sul fatto che venga attuato, che diceva attuazione, la parolina magica. Quindi, per esempio, in Toscana chiedevo che un gruppo di partecipanti si facesse carico di fare un gruppo di monitoraggio ed era intitolato ogni tanto di sei d'accordo, a che punto siamo? Avevi promesso, non c'è la pista ciclabile, abbiamo avuto un problema. Ok, quando. Ok, fra sei mesi c'è la fiducia. Però devi verificare se vuoi la fiducia della comunità. Signori, chiudo, ciao, salute e corona. Magari le mandate a me, io le posso girare al professore in modo che se ci avesse curiosità domande il professore mi lascerà le slide e tra qualche giorno, insomma lunedì, ce le mandiamo, quindi se avete il materiale magari potete mandare anche altri link o cose, insomma che qui ci suggerisce. Tu crei una mailing list dove mandare queste robe? Sì, manderemo sempre dal sito amministrazione, insomma vi manderemo un link dove potete caricare tutti i materiali. E
poi piano piano ci organizziamo magari anche con feste per chi vuole, insomma, così diciamo che ci possiamo dividere anche altre cose. E che manco, niente. Ci vediamo alla prossima incontro. Il prossimo sarà diviso tra i due gruppi, quindi amministratori, cioè pubblica amministrazione e cittadini. Mi raccomando sempre la puntualità, perché così almeno abbiamo tempo. Sì, la prossima settimana sarà diviso, quindi c'è il venerdì quello per la pubblica amministrazione e il sabato quello per i cittadini. Ciao Silvia. Ciao Silvia. Ciao. Guarda. Salve, sono Carlo Carverelli dell'Associazione Consumatori Acumarche. Abbiamo assistito alla prima lezione di una serie del corso della trasparenza organizzata dalla Casa delle Culture. Abbiamo con noi Silvia Mariotti dell'Associazione Action AIT, che è una delle coordinatrici di questi corsi, alla quale chiediamo un po' le sue impressioni su questa prima lezione e quello che ci può anticipare su quello che saranno le prossime iniziative. Silvia, che ci puoi dire? Sì, questa prima lezione è stata la prima lezione della scuola di partecipazione, che è un percorso di cittadinanza attiva e di buone pratiche sulla partecipazione e la trasparenza, e è la seconda edizione di questo percorso e quest'anno abbiamo deciso di realizzare due corsi paralleli. Uno sarà dedicato alla pubblica amministrazione, appunto con docenti e relatori che parleranno di partecipazione e di trasparenza dal punto di vista della pubblica amministrazione, invece un altro corso dedicato ai cittadini per dare loro strumenti e conoscenze su come interagire nella città appunto con le istituzioni. E questo primo incontro era il primo degli incontri in comune, quindi tra le due tipologie di corsisti, e voleva proprio dare una base diciamo concettuale di conoscenze comuni su quello che significa partecipazione, in particolare democrazia deliberativa. Grazie Silvia e arrivederci alle prossime lezioni.